Guarda, c'è questa metafora fantastica, no? Lo sappiamo tutti, dice, ma la vita sulla Terra è nata quando? 4 miliardi di anni fa. Allora, ogni miliardo di anni facciamo che sia un chilometro. E dice, l'uomo quando è arrivato sulla Terra? Sapiens sapiens, 100.000 anni fa, o 100.000 sono gli ultimi 10 centimetri. E noi cosa occupiamo? È dell'ultimo centimetro, l'ultimo mezzo millimetro. E sì, quindi tutti stupori, dice, ma guarda che inezia che siamo noi uomini contemporanei, proprio l'ultimo millimetro di una storia lunga 4 km. Sì, peccato che quest'ultimo millimetro è quello che ridescrive 4 km, perché tu il concetto di chilometro non ce l'hai se non hai l'ultimo millimetro. E l'ultimo millimetro siamo noi. Tutto il resto, diciamo, a prescindere da questo punto di vista che è chiave, diventa feticismo. Cioè diventa il reificare, un dare sostanza a cose che non ce l'hanno, perché la sostanza gliela stiamo dando noi, siamo noi che plasmiamo noi stessi e anche il passato che ci ha preceduto. Siamo sempre noi, abbiamo questa terribile, diciamo, direi terribile fortuna di essere noi gli artefici di noi stessi. Non è mai stato così, ma oggi è veramente così, cioè noi facciamo, rifacciamo, disfacciamo, riguardiamo, reinterpretiamo, infatti rifacciamo e ci prendiamo la nostalgia, ci prendiamo l'innamoramento e ricostruiamo mondi che creiamo noi. L'importante è capire che li creiamo noi, cioè che sono prodotti spirituali e non oggetti reali. Nel momento in cui pensiamo che sono oggetti reali, ecco, ci comportiamo come il feticista che si innamora della scarpa invece che della donna. Sì, bisognerebbe cercare di tutti insieme di guarire dal feticismo, di guarire il feticismo, però mi rendo conto che non è facile, perché l'arte contemporanea, che poteva essere uno di questi rimedi e ha cercato di esserlo, lo svuotamento dell'opera d'arte, no? La riduzione, inoggettuale, il concettuale stesso, paradossalmente è stato preso dalla stessa dialettica. Il feticismo e l'opera d'arte è a dei livelli totalmente folli. È quasi l'iperfeticismo, no? Il feticismo dell'opera d'arte contemporanea è l'iperfeticismo. È la parabola di tutti i feticismi possibili e il più contraddittorio perché è esercitato su quelle cose, le lavagne di Beuys messe sotto vetro, cioè di tutte quelle cose che invece nella loro intenzione volevano sfidare, volevano guarirci dal feticismo. Noi dobbiamo veramente. Ecco, se c'è una sfida che io vedo per i filosofi del futuro, non solo per i critici d'arte, ma proprio per gli intellettuali, è la guarigione del feticismo di massa. Sono almeno 2 secoli che noi ormai siamo nella piena contemporaneità, cioè siamo nella piena contemporaneità da quando abbiamo sviluppato delle tecnologie di riproduzione, e quindi il contemporaneo è una cosa che paradossalmente non aderisce perfettamente a se stesso. A me piace molto il concetto di delay, di ritardo, di fuori sync. No? Di sfasato. Il contemporaneo è sfasato. Per capire veramente cos'è contemporaneo bisogna anzi tornare indietro, che è una cosa che oggi accade sovente. Cioè il fenomeno della cover non è solo un fenomeno così del design di certi artisti o della musica. L'uso vero e proprio di YouTube è quello di un enorme archivio fondamentalmente. Cioè la gente va a riguardarsi la vecchia reclame degli anni 60, il carosello degli anni 60. Cioè i new media sono nuovi nella misura in cui si disperatamente collegano a un bacino che in effetti è old. Per cui obsoleto, contemporaneo, attuale, sono concetti che si rincorrono. Il pezzo mediale della contemporaneità ridescrive il passato. È un'autentica macchina del tempo. Noi ancora, bisogna ammetterlo, non disponiamo di una educazione estetica all'altezza dei tempi della contemporaneità in cui viviamo. Prendiamo proprio un caso molto molto concreto che è quello dei libri sull'arte contemporanea, dei manuali. Cercano di disegnare una storia del contemporaneo. Nel contemporaneo la storia va contro se stessa, siamo come in un film di reverse chronology, no? Come in Memento, dove c'è quello che si sveglia ogni mattina e ogni mattina è una mattina diversa, nuova per lui perché ha perso la memoria a breve termine. Noi ci svegliamo ogni mattina nel contemporaneo. Invece, siccome è possibile, non direi abbandonando un approccio storico, ma sicuramente integrandolo con alcuni punti di riferimento.
proviamo a dirne alcuni. Per esempio, il rapporto dialettico tra arte e non arte. Non è da sempre che si ragiona sul rapporto tra arte e non arte, nel senso che l'arte, sì, c'è una storia lunga, ma la non arte invece è molto più breve, è nata col contemporaneo, cioè è nata con l'inizio del Novecento, è nata con Duchamp, nel momento in cui tu rendi artistico qualche cosa che per sua natura non lo è, riducendo al minimo l'intervento dell'artista. Questo bilico tra arte e non arte è la nostra vera arte contemporanea. Non puoi più considerare il rapporto tra autore e spettatore allo stesso modo con cui si faceva per il classico. Lo spettatore contemplante non è che sia semplicemente finito lui, è che è finito anche l'autore producente. E io trovo assolutamente straordinario e incomprensibile però come la stragrande maggioranza della gente sia diventata di una competenza veramente molto elevata, ma veramente molto elevata, su ciò che mangia fisicamente. Cioè, occorre veramente porsi il problema di una dieta culturale e che nei giorni nostri è diventata anche una dieta mediatica. E questa attenzione che cosa vuol dire? Beh, sicuramente intanto, come consigliano tutti i dietologi, quelli veri, ha una grande varietà. Ancor più per chi si autodefinisce o pensa di essere un intellettuale. Cioè, credo che un intellettuale non si definisca per ciò che consuma, per i suoi consumi culturali, ma anche per la capacità di elaborarli, di metabolizzarli.